Bentornati a SOS TV ciao, Buonasera ciao, Beppe Fabio, Marconi Ciao tutto bene? Tutto bene, tutto okay. bene Ok Senti, caro amico Abbiamo fatto arrabbiare un po' il comitato Pendolari Eh vabbè, il nostro... sai, i comitati si incavano sempre Eh no, sennò che i Bisogna sono... sempre dire di quello che piace a loro Ma quello che piace a no, loro vabbè, eh. Ognuno ha la sua testa Bisogna dire quello che pensa Tra l'altro no? guarda, eh, sono anche... Eh, come dire, uh, vicino anche alla rovina, che per un periodo ho fatto anch'io il pendolare sia per, verso Siena in autobus che, che verso Firenze in treno, quindi anche se dieci anni fa. Quindi conosco bene che cosa vuol dire insomma dalla mattina alla sera partire, tornare la sera con tutti i annessi Non sei solo, dai. Non so, solo. <ride> Comunque vogliamo leggere e poi rispondiamo. Dice, eh, leggiamo dalla pagina Facebook del comitato, rispettiamo come nostra abitudine ogni opinione. Ci permettiamo tuttavia di essere in profondo disaccordo con quanto sostenete. I vostri commenti evidenziano tre cose: che non abitate nella zona, che non siete, non avete familiari che quotidianamente si spostano entrando alla bocca in, in certe città e, fortunatamente per voi che non avete difficoltà economiche per pagare il parcheggio. Ovviamente la nostra protesta non è solo per una questione economica che comunque ha molta rilevanza, contestiamo innanzitutto il modo e i tempi con cui l'amministrazione. Agito, senza possibilità di confronto, senza pensare agli effetti e ai disagi. E di certo ridurre il numero degli accessi al parcheggio non è la soluzione per risolvere il problema. Manutenzione dei garage sottostanti che rimarranno sempre solo a carico dei residenti, come scritto nel nostro comunitato. Oltre ai pendolari, sono stati penalizzati molti residenti e commercianti della zona del centro città. Ne sono testimonianze, qui si cita la trasmissione di eh, Teletugia in cui eh, sono stati intervistati. Insomma, alcune persone sono state intervistate. A nostro avviso, sarebbe stato opportuno se proprio inevitabile l'introduzione degli stalli a pagamento, lasciare una parte dedicata alla libera sosta oppure l'introduzione della sosta gratuita in una parte del mecenate. Di questo non avrebbero trovato beneficio solo i pendolari, ma chiunque abbia la necessità di raggiungere il centro città e non vuole o può pagare per la sosta. Riteniamo che il parcheggio Mecenate non sia la soluzione, prima di tutto perché in questo modo l'amministrazione ce lo impone inoltre perché il pagamento per parcheggiare così distanti ha poco senso chi può ha già scelto di pagare altri parcheggi per lasciare l'auto più vicino Che questo è effettivamente uno ve lo parcheggia alla la stazione costa di più però eh. gli altri invece hanno già spostato l'auto in viaggiotto nelle strade limitrofe con sosta libera per quanto riguarda la sicurezza visto che a sentire le vostre parole non è un reale problema vi invitiamo a percorrere il tragitto sia lungo i binari che nei marciapiedi tra la stazione e il parcheggio a Mecenate la sera verso le 21 la mattina alle 6 voi mandereste una vostra figlia da sola su una cosa avete ragione avete fatto una della trasmissione SOS Arezzo, anziché evidenziare le problematiche cittadine per agevolare e migliorare la vita degli aretini come vostro solito, questa volta avete decisamente errato. Infine, 20 o 30 pendolari, avete idea di quante persone si spostano verso Firenze o Roma? Chiedetelo al sindaco, forse non ne ha idea nemmeno lui. Allora, questa è la eh, risposta diciamo, del Comitato Pendolari, che salutiamo e anzi siamo, abbiamo intervistati anche diverse volte. Siamo apertissimi anche a averli qui in trasmissione con noi per eh, ulteriormente specificare il problema. Che cosa vuoi rispondere? Specificare? Assolutamente, hanno esposto il loro punto di vista. Giustamente, e io però sic sicuramente rimango della mia idea. Poi, se la mattina alle 6 o la sera alle 11 ci sono problematiche lungo la linea ferroviaria, io penso che un po' di controllo da parte della Polfer non farebbe male però sinceramente non vedo questo grossissimo problema da parte mia da parte loro rispongo delle loro problematiche secondo loro giuste e quindi, che hanno anche un senso non è che sono andati così di fuori completamente e quindi di conseguenza eh, parlino col sindaco e gli facciano prendere atto di, queste, eh, bisogni, di questi bisogni di queste volontà loro in modo tale da fargli vedere incontro a, queste, a qualche loro richiesta ti devo dire io io sinceramente rimango di quell'idea eh, perché ogni volta si fa qualcosa in questa città eh, si scatena sempre l'inferno ogni volta eh, si modifica qualcosa c'è sempre il comitato contro eh, quindi mi metto però dalla parte sempre dell'amministratore capisco loro ma anche dalla parte dell'amministratore che deve agire in modo tale da soddisfare un po' tutte le esigenze beh loro facciano presente le loro richieste a chi di dovere e se vengono accolte e vengono tenute in, giu in giusta considerazione Bene, sono contento per loro. Magari sentiremo il sindaco eh, come mai è stata presa questa decisione. Mm. Dice il mecenate non ce lo possono imporre e dice perché allora non mettiamo qualche posto gratuito dentro il mecenate? Eh, questo deve sentire. Non, vabbè, il sindaco è proprietario del 100% sì. di Atam, quindi può, può gestirlo. C'è anche il parcheggio eh, Baldaccio che costa poco, è alla stessa distanza giù di quello, eh, non è che è molto lontano. Però ti devo dire una cosa, eh. io questa mattina ci ho parcheggiato. Dove? Al Baldaccio, eh. era pieno. Eh. Quindi non è che si dice che poi un parcheggio così bistrattato, non utilizzato. È brutto forte. Ma sa, brutto, però era pieno. Eh. Questa mattina era pieno. Sono andato in fondo addirittura negli ultimi sì, posti. Anch'io, anch perché era pieno. Ma ti piace, ti senti bene a tua agia parcheggiare? Ma io non ho Tutti problemi a nessun posto. Dai, insomma, per un ragazzo, una donna è diverso il discorso. Eh. Però tutto tutta gente che arrivava lì, dunque, lasciava la macchina e andava Questo l'avevamo detto anche eh. l'altra volta, che nella stradina che da, diciamo passando dal Mecenate che passa dietro, sì, vicino, sì. A sotto, che è un luogo dove comunque ci abbiamo trovato anche noi varie volte le siringhe, sì, cioè che è un luogo sì. comunque effettivamente non simpatico, questo, eh, questo l'avevamo detto, l'avevo detto anche l'altra volta. E eh, magari Questa allora facciano un termine amministrazione in modo tale che eh, renda fruibile quella zona in modo eh, dignitoso, non come oggi che dove vedi anche il sottopasso di via 3 in condizioni e eh, loro passano anche da lì, quindi che magari l'amministrazione intervenga per poter eh, illuminare quella zona migliore, tenerla più pulita e fare far degli interventi che possa permettere di usufruire un po' a tutti. Salutiamo il comitato, lo invitiamo e magari ne riparleremo ancora con loro, ne parleremo anche col sindaco magari e vedremo un po' di aggiornarvi su questo. Okay. Ciao. Ciao.